c'è stato, diciamo, un incontro con il presidente Rastelli, che ha manifestato la sua, diciamo, il suo interesse a far allenare la squadra presso l'impianto Besso. Chiaramente noi appena arrivati abbiamo ricevuto letteralmente un pacco di richieste perché è un impianto molto ambito dalle società del comune ma anche da società di fuori comune. Quindi ovviamente abbiamo dovuto dare priorità intanto alle società del comune di Teramo perché è un impianto comunale appunto. E poi ovviamente tra queste abbiamo dovuto fare alcune scelte anche in relazione al momento storico. E quindi non abbiamo avuto dubbi, anche condividendoli con l'amministrazione, nel dare uno spazio pomeridiano importante nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 18 alla città di Teramo. La gestione per 10 anni in questa prima fase vi consentirà comunque anche di pensare a qualche miglioramento al Dino Besso? Avete già in programma qualcosa? Sì, diciamo lì in realtà c'è già un progetto che abbiamo proposto nella gara per la gestione dell'impianto che si unisce già a dei lavori che sono stati programmati dall'amministrazione sul blocco spogliatoio, quindi sicuramente in questo momento non versa in condizioni ottimali, è da capire perché è un momento delicato di partenza delle attività, quindi agire direttamente vorrebbe dire, come dire, bloccare anche le gare ufficiali, quindi troveremo un momento opportuno per intervenire e realizzare questi lavori e potenziare l'impianto intanto sul blocco spogliatoi. E poi abbiamo in mente di utilizzare l'area di fianco, c'è cioè un'area importante di fianco alla struttura per realizzare altri impianti sportivi, diciamo sicuramente un padel, ma anche altri piccoli campetti.